In piazza Agorà, Monsignor Cingari, un autentico miracolo. Si è salvata un'edicola, un fatto eccezionale in Italia, visto la crisi della carta stampata. Antonio Magri, cos'è accaduto in questa splendida piazza che è stata recentemente rinnovata e che adesso ospita nuovamente la sua edicola? Si è dovuta spostare l'edicola per poter finire di fare i lavori e dopo 4 mesi finalmente ci riattiviamo perché noi vogliamo essere sempre presenti per la vendita di informazione, quella che è importante in questo momento, visto la carenza, della gente che forse non ha più voglia di informarsi, forse non ha più voglia di prendere l'informazione vera e propria. E purtroppo questo problema che si sta vedendo a perdita d'occhio, nel senso, deve risollevarsi, ecco. Le faccio una domanda, ma si vendono ancora i giornali? Non più come una volta, ma noi resistiamo, resistiamo perché siamo in un posto turistico dove centinaia di migliaia di persone arrivano durante l'anno e dobbiamo essere sempre presenti perché l'informazione deve essere parte di noi. È bello vedere ancora una persona che sfoglia un giornale magari al bar. Certo, perché no? Ripeto. Sembra come una ripetizione, ma una persona che legge è una persona che pensa, è una persona che pensa, vede oltre la siepe, ecco, quel mio pensiero è questo.